Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di Mafia Definitive Edition. Puntata speciale perché in questa puntata appunto non andremo avanti con la storia, ma andremo a recuperare alcune macchine per poi essere prepotenti nelle missioni che appunto dovremo fare poi per andare avanti con la storia. Quindi ci vediamo subito all'interno del gioco. Bene ragazzi, allora per recuperare queste macchine dobbiamo innanzitutto non fare continua perché andremo avanti con la storia, ma fare un giro, ok, quindi entra e facciamoci un giro all'interno del gioco. Quindi in questo modo, diciamo, saremo fuori rispetto alla modalità missione. Eccoci qua. Allora, saremo all'interno del cortiletto che c'è dietro al bar di Salieri. Quindi, prima di tutto, entriamo e iniziamo con la prima auto. Allora, prima auto, entriamo di qua. E che succede? Sul biliardo troveremo un foglietto. Proviamo a vedere cosa c'è scritto. Vediamo un po'. Caro amico, è da un po' che ti osservo. Hai uno spirito fiero e sei un uomo dal grande potenziale, soprattutto alla guida. Sto cercando un collaboratore, qualcuno che condivida il mio gusto per la libertà e la confusione. Se vuoi sapere di più, raggiungi il punto più a ovest di Little Italy e apri bene le orecchie e noi faremo esattamente quello. Quindi, innanzitutto, andiamoci a rifornire di una macchina, perché ovviamente non possiamo andare in giro a piedi. Un attimo, così vi faccio vedere anche qual è il mio attuale garage. Allora, questa qui è spettacolo, però anche questa la dobbiamo ancora provare, dirla tu, ha fatto proprio lo scoppio finale. Questa qua, questo tutti i catorci, la moto la proveremo. Il carro funebre che abbiamo recuperato nella scorsa missione. Mica che spettacolo. No, ragazzi, io andrei. Andiamo con questa, proviamola. Ancora più recente rispetto agli anni 50, quindi proprio qua siamo futuristici a dire poco. Ragazzi, ma l'avete mai vista una macchina anni 80? Voi, ma che ne sapete negli anni 20? Allora, il punto più a est di Little Italy, se non erro, dovrebbe essere proprio questo. Proviamo. Vediamo un po' come va questa macchinetta. Ok, alla guida un attimo all'americana, appunto, cioè prendo ogni curva è una scommessa contro la morte. Allora, aspetta. Uè, come scodinzola. Uella. Ok. Allora, che vogliamo fare qua? Che vogliamo fare? Oh. Poi tram, poi sono inamovibili, che cazzo sono? Tipo le panchine in GTA. Allora, signore sei morto, signore sei morto, ok. Allora, dai, ci arriviamo a nostra Little Italy, su. Ecco, un altro carro funebre e via. Mi sa che devi portare quel signore lì, il carro funebre. Allora, comunque questa macchina è inguidabile. Dai, ci siamo? Ci siamo, ci siamo, ok. Allora, punto. Oh, ma non rompete le scatole che dobbiamo andare a prenderci il bolide. Allora. Bene, questo è il punto più a est. Allora, proviamo un attimo ad andare sopra, va. Vediamo un po' cosa c'è. Ah, ma c'è. Vediamo un po'. Chi è? Mentre stanno cercando. Ciao amico mio, mi lusinga che tu abbia deciso di unirti a me, è lui, eh? Di recente ho acquistato due veicoli molto speciali. Se consegnerai il mio in perfetto stato, riceverai il tuo al garage. Bene. Questo messaggio è già per 5 secondi. Bene. Aiuto, che qua ci cercano? Guardate, eccolo qua. Praticamente, quindi, se riportiamo questo in perfetto... Oh, c'è anche il timer, andiamo. In perfetto stato, ce lo daranno. Allora, proviamoci. Madonna. Madonna quanto va, ragazzi, piano. Mamma mia, se spinge. Piano. Ma quindi se facciamo un minimo di incidente... Allora, super attenti, eh? Super attenti, perché questa la voglio. Ui, Madonna, ma è tosta, ragazzi, eh?
Ed è un accelerato che il palo non va nemmeno, allora, spingila un attimo, calma. Giri pure te, ovviamente, a 2 all'ora, giusto che... Te pareva! Mamma mia! L'ho salvato! Ma come che siamo anche te. Abbiamo anche il tempo! Dobbiamo andare veloci ma piano allo stesso tempo. Con calmissima. Ok, sul ponte si scanna un pochetto, eh. Ehi ragazzi, grandi. Guarda che girano tutti, guarda. Guarda! Sì, si mette il freno sta macchina. Le toccatine non valgono, ho capito questo, che è molto buono. E le toccatine qua ce ne saranno parecchie. Altra toccatina. Qua mi tagliano la strada in 800. Oh, ma poi veramente non gira, ragazzi, non gira proprio. Scorciatoia, attenzione, non segnalata. Se no senza scorciatoia come cazzo facciamo a andare in tempo? È impossibile. Fatemi passare. Ci siamo? Oh, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Piano piano, mi raccomando, se fate questa missione prendete la scorciatoia che vedete che è molto più easy. Dove la lasciamo, zio? Zio, il paletto no, eh. Eccola, il primo. Ah, cioè, minchia, raga, poi ci ho messo, non è proprio così facile. Ok, prima macchinetta recuperata. Bene, ritorniamo sulla nostra macchinetta anni 80 e continuiamo con la seconda. Bene ragazzi, per la prossima auto siamo, come vedete, sempre all'interno del bar di Salieri e c'è un'altra nota su questo tavolo. Vediamo un po' cosa dice. Caro amico, sto lavorando a qualcosa di molto speciale. Il mio laboratorio è alla centrale elettrica Fire Dam. Riceverò ulteriori informazioni al tuo arrivo. Quindi, il laboratorio è alla centrale elettrica Fire Dam. Bene, ritorniamo a prenderci la nostra auto. Vediamo un po' cosa prendere questa volta. Magari prendiamo la moto, così la proviamo. Vediamo innanzitutto se ci ha dato il bolide. Tutto al massimo, raga. Tutto, accelerazione, frenata e tenuta. Minchia, assurdo. No, va bene, proviamo la moto. Eccola. Proviamo. Guarda qua che stile. Via. Del rumore. Oh. Cominciamo qua. Allora, vediamo un po' dove è Fire Dam. Allora... dovrebbe essere, eccolo qua, Fire Dam, qua sopra, quindi proviamo ad andarci, dovrebbe essere una roba del genere, tipo lì vicino. Proviamo a vedere, preparatevi se fate questa missione perché sarà una lunga scampagnata, perché ci vuole un po' di arrivare lì. Tenete conto adesso vediamo quanto ci metto, ma secondo me un 5 minuti ce li metto tutti, eh. Comunque, ci vediamo lì o per alcuni highlights di guida sportiva che ci saranno sicuramente. La moto pensavo meglio comunque, veramente lenta. Dai, lo scala, marcia, ti prego, fai qualcosa. Però stile, poco da dire. Stilosa e stilosa, però minchia, non va proprio, raga. Dai, in salita, madosca. Oddio. Oh, figate, cos'è la diga del Vajont? Figata. Allora, dovremmo esserci, perché dovrebbe essere in questa zona. Vediamo un attimo. Ho sbagliato lato. Porca trota. Siamo arrivati, scioltezza. Ok. Vediamo un po'. Dovrebbe essere qua, ragazzi. Qua da qualche parte. Allora...
Raga, allora, il discorso è che dobbiamo sempre cercare una cabina telefonica, però qua proprio non c'è. Allora, dobbiamo cercare una cabina telefonica. Oh, eccola qua. Ah, era poco più avanti, ok, eccoci. Pronti? Vedo che la curiosità ha avuto la meglio, vorrei fare dei test ad alta velocità col mio prototipo e noi siamo pronti. Completa il percorso in tempo e potrai tenere la macchina. Questo messaggio se lo distruggerà. Mizzica questa, vediamo un po' com'è. Vediamo. Madò, ragazzi. Oh, ma come 55 secondi? Oh, vai, allora, mica, ogni volta mi perdo. Si va, oddio, l'elettricità. Ah, perché 55 per arrivare al primo. Ah, ok, al primo checkpoint. Fighissima. Poi sentite che rumore che fa. Quindi è la Tesla ante litteram. Oddio. Però vi devo dire la verità, ecco, come appena l'ho detto, che pareva. Volevo dire, è più controllabile rispetto all'altra, però certo l'environment è quello che è. Bella però questa qui, tamarra proprio al punto giusto, eh. Ok, che è? Oddio, via! Si vola! Oddio, non finire nell'acqua per l'amor di Dio! Proprio da scienziato pazzo sta macchina, veramente stranissima. Girala. Cazzo, fa mezza mappa. Prova un po' di. No, sono sterrato, eh. Mi si è imbarcata. Faccela! Cazzo, 10 secondi, madonna, si sta un po' riducendo il tempo. Vabbè, però. No. No, stavolta dobbiamo rifarla di nuovo, tanto per cambiare. Una volta in più, una volta in meno, mannaggia la puttana. Ma fatte toste queste missioni, non male. 2K Games, mannaggia voi, che non so se c'erano anche nel gioco originale o sono delle aggiunte di questo, non lo so. Qualcuno lo sa, lo scriva nei commenti, il momento della verità. Mamma mia! Ho preso il palo, no, ovviamente è l'unico che c'era. No! Facciamo? Butta a mare? Si può buttare a mare? Beh, che cazzo fa? Dai, a loro fallito, tanto. Che coglioni! Oh, l'altra confronto era facile, eh. Allora, il salto della fede qua. Allora, calmi, calmi. Senti, ma facciamolo piano, non è vero che facciamo. Dai. Palo. Ok, l'abbiamo superato. Madonna, veramente, ragazzi, è mezz'ora che ci sto provando, vi giuro. Oh, calma. Oh la madò, che cazzo di salto è? Oh la la! Madò, raga! Oh, me l'ha fatto fare lui il salto, mica l'ho fatto io! Volevo ammazzarci! Oh, ma ci siamo? No, madò, quanto dura! L'abbiamo saltato! Che bastardi! Ti metto il coso così salti proprio il checkpoint! Che bastardi! Raga, sta missione qui dovete tenere in conto almeno un quarto d'ora, ma se siete bravi che ci uscite la prima botta. Dove cazzo dobbiamo andare di sopra? No. Impossibile. Ma quanto è lunga sta missione, raga? Impossibile. Mamma mia. Non ci credo che la devo rifare per la decima volta, non ci credo. No, veramente incredibile quanto è lunga. Eventually. Là dentro, ma porco zio. Casa sua dobbiamo andare a prenderci. Ah, siamo arrivati. Raga, 40 minuti di registrazione. Gesù. Che ne so, mamma mia. Ok.
Bene, anche questo recuperato. Tosto, questo è tosto, ragazzi. Il primo tostarello, questo tosto. Beh, ragazzi, per questa prossima auto, quella che volevo vedere ora era. Guardate che foto. Madonna, che stile, che c'è qua dentro? Ah, qua ci posso cambiare vestito. Avete capito? Ah. Che stile! Oh, andiamo in giro così. Minzega! Siamo degli aviatori, vabbè. Allora, ragazzi, per questa missione dovremo andare nel piano superiore, sempre al bar di Salieri, e in questa, diciamo, stanza di planning, perché vedete che qua c'è una mappa, là c'è pure un'altra mappa con delle foto. Ci sarà questo tavolino con le pizze. E vediamo anche qua una nota. Vediamo cosa dice. Allora, ho ancora molto da condividere con te. Incontriamoci a nord-est di Holbrook. Credo che il dottore datore di lavoro abbia degli interessi da quelle parti. Bene. E quindi dirigiamoci proprio a nord-est di Holbrook. Innanzitutto andiamo a recuperarci una macchinetta stavolta, però. Ne prendiamo una di quelle che abbiamo recuperato, eh. Prendiamo magari quella, il bolide, quello tutto al massimo. Questa vogliamo, cavolo. Madonna, non girano una mazza, però c'è da dirlo, però scanna di brutto. Allora, nord-est, Holbrook è qua. Ah, dovrebbe essere qui. Proviamo ad andarci, vediamo cosa troviamo. Allora, gira, scanna. Mamma mia, mi viene mal di testa perché vibra tutto quando vedete questa macchina. Sotto il ponte, ma contromano no, no, vabbè, contromano è un po' troppo. Vai, oh, porca, no, era di là. Information, scusate. Quanto arriviamo su questo ponte? 120, easy ci arriviamo. Easy, frenala che succede un macello. Si decolla, oh, si decolla. Non male che avevo il carrello dietro, sennò si decolla veramente. Ok, eccoci qua. Allora, solita cosa lì, come si chiama? Solita cabina telefonica, vediamo un po' se la troviamo qua in giro. Ah, eccola qua, attenzione, eccola qua. Ecco. Sì, c'è un telefono per noi, scusate. Vai. Yeah. C'è qualcosa che non va con la vecchia Betty. È un'auto fantastica e l'idea di rottamarla mi spezza il cuore. Se riesci a portarla dal mio meccanico dall'altra parte della città, è tutta tua. Questo messaggio non è. Va bene. Cos'è che non va? Che c'ha, poraccia? Guardate che stile, ovviamente sempre i minuti abbiamo. Bella, questa qui è un'altra auto anni 50, molto figa. Cosa c'ha? Ah, c'ha che, vedete? La benzina finisce in poco, quello è il problema. Allora, aspettate, pianifichiamoci i vari punti. Guarda che dobbiamo arrivare, mo? Ah, qua. No, vabbè, ci possiamo pianificare i vari punti così ci facciamo a tappe il coso, diciamo, il percorso. Almeno arriviamo sani e salvi. Allora, almeno arriva lì però, se no. Capivi? Qua. Ma dove va a far benzina? Oh? Ah, F riempi, ok. Oh, ma che lentezza. Ok, siamo full. Allora, prossima tappa, siccome dobbiamo arrivare qui. Ok. Dobbiamo passare, direi, per di qua. Sì. Per Bertones, perché altri non ne vedo. Vediamo un po'. Ta-ta-ta. C'è uno lì, ma è più lontano. No, dai, andiamo lì. Quindi andiamo lì, poi andiamo qui. E poi direi che ci siamo quasi. Dai, facciamo questi due passaggi e ci dovremmo essere. Vai, proviamoci. È bella anche questa, raga. Comunque più gestibile, quindi molto meglio. Cosa abbiamo da Bertone? Qua la vedo tosta, eh. Dove scende veramente velocemente la benzina.
Oh, Bertone, sai che bello lontanino, eh? No, no, ci siamo, no, no, ce la facciamo, è qua dietro, no, ce la facciamo. Bene, Bertone, mi fai il pieno? Bello zio, bella zio, ok. F, perché mio nome è Fendi, vai. Ci siamo? Ci siamo. Next tappa, abbiamo detto qua. Molto generoso, comunque gliela portiamo lì a riparare e poi ce la regala. Boh, magari fossero così le persone. Siamo pronti a incastrare. No. Siamo? F. Ultima tappa, ci arriviamo lì. Perché fatemi capire, se io vado qua. Cazzo, un bel giro però. Cioè, facciamo prima arrivare qua. Sì. Sì, dai, facciamo prima, dai che ci arriviamo. Su, proviamoci. Ultima tappa, scusi zio. Permesso. Ok. Vai, 45 secondi, prima ce la facciamo? Mi sta venendo il dubbio adesso. Oh cazzo, 10 secondi. Oh cazzo, ci arriviamo davanti, mi sa. Sta curva non ci vuole. Oh! No, ci arriviamo a 2 secondi. Madonna. Perché ballo troppo presto? Oh, almeno 2 volte vanno fatte queste missioni, almeno, ma guarda te! Dove abbiamo finito la benzina qua? Ci arriveremo là? 20 secondi, no, non ci arriviamo. Non mi sono usato il gas, non lo so. Cioè, ce l'avremmo fatta se solo avessi avuto un po' di gas. Raga, forse ce la faccio. No! Non ci credo! Sono arrivato! Puttana! Raga, per fare questa, un'ora. Un'ora e ancora non ci sono, ancora non ci sono. The following Thursday. Allora, ragazzi, è passato un po' di tempo. Mi sono preso una pausa perché veramente stavo impazzendo. Ho riprovato questa missione 550 volte. Ci riproviamo, sentite l'ultima volta. Se non ce la faccio, vado avanti e vediamo altre 2 auto che sono un pochino più facili in teoria da recuperare e poi ci salutiamo. Se no, niente, cioè, se no impazzisco veramente. Allora, sto telefono di merda, che vuoi? Dai, lo sappiamo cosa vuoi. Sì, guarda, la sua memoria. Allora, vai, subito, metti in moto sta baracca qua. Vai, bro, minchia, solamente a mettere in moto 500 ore, dai. Ecco, per esempio, una cosa importante da non fare è non fare queste frenate brusche come sto facendo io e non fare le accelerate brusche, però la tentazione con quest'auto è troppo forte. Vai con Dios, vai con Dios, vai con Dio. Oddio, oddio, che macello c'è qua, raga. Ma come cazzo devo fare io? Scusate, a passare. Ma porco zio, no, raga, non ce la faremo mai. Senti, ricominciamo già, guarda, è già partita male questa. Allora, come dicevo, non bisogna frenare, si deve solamente accelerare e decelerare. Facile, dai che ce la facciamo. Dai che stavolta è la volta buona, me lo sento. Vai, 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 occhio a non sprecare troppa benzina, però. Vacci in realtà con la giusta velocità. Ok, qua la frenata ci sta. Qua, raga, cosa U, che cazzo è sta curva? Qua, non è legale. Allora. Ok, ulla! Quella volta lì che ci avevo provato, avevo fatto 80. Ecco fatto, appena l'ho detto. Vai, cazzarola! Allora, mo c'è il punto finale. Allora, dai che ce la facciamo. Allora, il problema del punto finale è questo. Non è tanto il tempo, perché in realtà credo che ce l'avrei fatta le volte scorse, ma è la benzina che mi finisce. Quindi, ancora di più, dobbiamo stare attenti a non accelerare troppo. Ok, con calma, con calma. Proviamo a non usare i freni. Grande, bella questa curva. Vai così. Aspetta, non accelerare troppo, ma accelera allo stesso tempo perché abbiamo poco tempo. Accelera e non accelerare. Fai un misto. Oh, guardate quanta benzina abbiamo, raga. Allora, la discesa va da solo. In salita non gliela fa. Quindi, ok. Arriviamoci un po', un po' di ondeggio. Andiamo con calma, accelera e non accelera, c'è finita la benzina? Eh sì. No, ma raga, ma ce la facciamo? Allora. Ma stiamo scherzando? Vai però. Ma
Raga, ma porco zio, io l'ho provato di giuro 50 volte la scorsa volta. Ma scusa? Ma porca... Vabbè, macchina presa, boh, senza neanche troppo sbatti. Bene, torniamo sul nostro bolide e andiamo quindi alle prossime due auto. Spero siano un po' più facili di queste perché mi stavano facendo arrendere. Allora ragazzi, per recuperare le altre auto in modo un po' più semplice rispetto a queste missioni che ti fanno rincoglionire, dobbiamo semplicemente andare dal caro vecchio Bertone. Guardate quanto scanna quest'auto. Quindi ci andiamo subito e poi vi faccio vedere lì che cosa accade. Vai, minchia, se scanna, raga. Guarda, guarda, io accelero e non gira. Non c'è proprio destra. Vai così, il rettilineo si scanna, guardate il tachimetro quanto cazzo è. Guarda quanto vale. Oddio, madò, zitto collo. Follia quest'auto, follia. Tonna per frenare 18 anni, ok. Allora, eccoci qua, in 448 ci siamo arrivati. Ok, sto palo per niente, una volta c'è, l'altra volta lo abbattiamo. Allora, eccoci qua da Bertone. Allora, ti parcheggiamo il mezzo qui. Allora, vi faccio vedere che cosa accade quando andiamo a trovarlo. Vediamo un po'. Eccolo. Guarda un po' chi c'è. Quella? Come va? Le mie ragazze mi informano e io informo te. Ok. Allora ragazzi, qua in realtà purtroppo ho già visualizzato questo posto, però in realtà c'era un intro di lui che spiegava che se andiamo da lui ci sono delle auto che possiamo recuperare, delle auto speciali, che sono... Ah raga, sono diventate tre tra l'altro, allora sto dicendo una marea di cazzate. Recuperiamo queste tre, dai, spero di non metterci tanto. Allora, sono quindi tre auto speciali che si trovano in tre location della città, vediamo un po'. Ok, una si trova qui in questa casetta, bene. Bene, vediamo l'altra che è... Vediamo... Ok, che è qua e la terza è qua. Ok, va bene. Praticamente noi dovremmo semplicemente dirigerci. Madonna, ma che macchina è questa? Oh, possiamo prendere questa, porco zio? Guarda che bolide. Oh, pigliala. Non possiamo, guarda che bastardo. Però cazzo, fighissima. Cos'è sta cosa? Bellissima. Comunque, dobbiamo recarci in queste tre location e poi lì dovremo cercare appunto queste auto. Ci vediamo subito, diciamo, nella prima location, che adesso vi faccio vedere subito qual è. Uè, la gente ti saluta, ma guarda quando. Messo? Scusate? Vabbè, raga, qua chi non si scansa è morto. È facile. Allora ragazzi, il primo posto in cui dobbiamo dirigerci per trovare la prima auto è questo. Praticamente si trova, questa è la cittadina, tutto a nord, proprio l'ultimissimo posto a nord, ed è praticamente qua, dove c'è questa villona. Guardate che l'ho presa un po' alla larga, però praticamente è qua. Dai. Infatti vi faccio vedere, aspetta che c'è pure qua il cartello, vedete? Vevoda, se vi faccio vedere la... La cosa è proprio questa, vedete? Ok, quindi qui ci sarà la terza in realtà, però noi siamo partiti da questa qua, la terza auto. Bene, adesso dovremo trovarla. Allora, io direi, scusate, ma non è che qua dentro è molto easy? Proviamo. Ah, cioè raga, finalmente un'auto facile da trovare. Cos'è? Ma che è sta cosa? Aspetta, portiamola alla luce. Vai, entra. Ma che è? Un carretto? Ma cos'è? Una carrozza con le ruote? Scusate. Ma che ma cos'è? Vabbè, diciamo. Vabbè, facciamo così, ragazzi. La proviamo in strada mentre andiamo nella prossima location a trovare la prossima auto. Facciamo così. Allora. Ah, ragazzi, prossima location è praticamente il porto. Quindi dovremmo andare praticamente, se torniamo sulla mappa, il porto è qua, dovremmo andare più o meno qua. Quindi proviamo. E intanto andiamo, vediamo un po' come va sto baracchino. E... Ma per, cioè, per frenare ci mette un quarto d'ora, scusate. Oh. E... Ma pure però di drift va pesante, attenzione. Sul dritto va, poi dai, poi c'ha questa tanica di benzina, credo. Messa in modo pericoloso dietro, così ovviamente fa un incidente con quello dietro, sei morto perché esplode tutto. Perfetto, la sicurezza sempre al primo posto. Comunque ragazzi, vi direi, va un po' da schifo, comunque vi direi, ci vediamo subito. Lunghi,
E la Madonna! Lo vedi? Insomma, vi direi, insomma, dice. Ma cazzo c'è davanti un frigorifero? Ma che. Allora, ci vediamo dai in quest'altro posto in cui troveremo, speriamo, una macchina un po' più così sportiva, dai, che questa qui mi sembra un po' non sportiva, mi sembra più campagnola che sportiva. Dai, ci vediamo. Oh, ma appena voglio saltare l'albero. Non mi voglio salutare, mi schianto. E va bene. Bene, ci vediamo lì al porto, così troviamo la prossima auto. A tra poco. Oh! Ah, non sono morto, ma no! Figlio, è diventato noir per un attimo. Nessuno, raga. Ma no! Appoggio? No, pure la polizia, cazzo. Siamo quindi nel secondo posto in cui c'è la seconda auto, che si tratta quindi del porto, e siamo esattamente qui. Quindi andiamo, qui anche, vedete, è molto semplice, vai e apri. Molto easy, vediamo qua cosa c'è. Che è sta cosa, raga? Ma non si vede niente, scusate, andiamo fuori che come al solito... Oh, vuoi prenderla? Tanto non la vedo, è inutile che ci giri attorno. Oh, mi sembra una roba molto lunga. Andiamo. Ma che è? Si può... Non vedo. Ma che è sta cosa? È un missile, cos'è? Scusate, ma cos'è? Ma è lunga tipo 18 km. No, sta roba deve andare un casino, eh. Flame spare. Ma poi è tutta arrugginita, scusate. Ma che cos'è? Allora, come sempre, testiamo come va. Poi abbiamo pure poca vita, ma andiamo qua. Scusate, ma non c'è un medikit da qualche parte? Vabbè, moriamo 99%. Allora, andiamo nella prossima location. Prossima e ultima location, che sarebbe il villone, ok? Si trova Beach Hill, come è scritto anche nella cartolina, esattamente qua, ok? Ci andiamo subito. Vediamo come va. Allora, va... Primo curvone? In realtà è una specie di barca. Più che un'auto. Cioè, ha la forma di un missile, ma è una barca, perché non si guida. Comunque, devo dire che va, eh. Però, ragazzi, scusate, ma io sono abituato a quel bolide lì truccato, che è una bomba. Aiuto, non mi toccate che sto morendo. Dai, comunque, non male. Rispetto all'altra, più carina, più carina. Non gira manco a pagarla. Bene. Perfetto. Scusa zio, ho permesso. Beh ragazzi, comunque andiamo ad affrontare il prossimo curvone. Appoggio. Comunque devo dire che è più robusta, quindi ci facciamo meno male agli incidenti. Ragazzi, ci vediamo per l'ultimissima auto nel villone. E poi direi che ci salutiamo per questo episodio, perché abbiamo trovato 950.000 auto. Tra l'altro ne dobbiamo trovare altre, comunque. Dobbiamo trovarne altre, non mi ricordo se due o tre di quelle con le gare, però, che mi faranno impazzire. Di cui una moto. E poi... Mia, proprio tra la vita e la morte questo episodio. E poi altre auto di queste qui, più facile da trovare. Però purtroppo appunto dobbiamo andare avanti con la carriera per trovare quelle. Quindi... ancora un pochino ci vorrà, e quindi mi sa che farò un episodio alla fine, cioè direttamente quando finisco il gioco, così le faccio quelle altre 4-5 e poi ce le abbiamo. E la Madonna, Flame Spare, ti prego non mi abbandonare. Ci vediamo, come dicevo, dove c'è la villa, va, che così se ci arrivo vivo, non è detto. Ragazzi, beccatevi questo villone con questo bolide qua davanti, cioè, ma raga, l'estetica è incredibile, dai, cosa volete dirgli all'estetica? Oh, vediamo. Allora, direi, vediamo un po'. Allora, non so se si può entrare da qua. No. Allora, proviamo a entrare dal retro, vediamo un attimo. Aspetta, riprendiamo il bolide. Che cazzo di giardino c'ha, comunque? La faccia. Comunque, scusate, mi sembra... scusate un attimo. Oh, vuoi salire? Vabbè, senti, fanculo. Zio, perdona. No, raga, mi sa che ho fatto un fail incredibile. Era questo il posto? Eh sì, era questo qua. Ma che coglione.
Vabbè, allora dai, comunque dovrebbe essere questo. Eccoci qua, quindi scusate per farvi capire. Qui, ok? Quindi non davanti dove ero io, ma da dietro. Vediamo qua dentro che cosa abbiamo. Là, là. Ti Chi vedo! è? Oh, ma chi è? Oh! Ma frate, io c'avevo pochissima vita! Alt, ma chi si ricordava di Alt? Ripartiamo da qua, mi devo rifare tutta la strada. Oh, però, raga, me la faccio con quel bolide lì che ci metto 2 secondi, cazzo. Che bastardo. Dai, ci rivediamo nella villa, ma vaffanculo. Questa, scusa, accelerazione, ma non va un cazzo, ma che dite? E questa frenata non frena, questa non esiste. Questa è una roba veramente tipo Elon Musk del 1900. Questa è, vedete, frenata zero. Ma che cos'è sta roba? Dai. Raga, ma ce l'ha data anche se... Scusate. Ce l'ha data pure se non l'abbiamo sconfitto. E non ce la fa manco il gioco per quanto è pesante l'auto. Scusami. Facciamo andare in un posto che... Ma cos'è? Un confetto gigante? Ma che cos'è? Oh, ma non sento più l'audio io, eh. Raga, ma che cazzo di auto è questa? Ma cos'è? Secondo me glitcha perché è tutta specchiata e deve riflettere tutti... Oddio! Deve riflettere tutti i palazzi intorno. E questa qui è l'auto che mi fa crashare il computer, praticamente. Figa, riusciremo a provarla? Boh, vediamo un po'. Come mi esplode il computer? Dai, zio, ce la fai? Andiamo? Ma così non glitcha, però, dai. Proviamoci, dai. Simpatica. Al netto di quello che mi ha ucciso, simpatica. Carina, si guida anche bene, devo dire, è approvata. Solamente, raga, questo specchio qua mi crea dei glitch incredibili, però, sapete che faccio così quasi? Aspetta. Quindi questo era il colore di prima che glitchava tutto, facendo il colore nero, anche quello degli interni, tra l'altro possiamo cambiare. Facciamo interni, che cazzo ne so, così. Così non mi glitcha più, guardate. Oh, ora sì che ce la possiamo godere. Guardate che spettacolo, tra l'altro nera, guarda qua. Madò, che auto questa, forse è la mia preferita di quella che abbiamo trovato oggi e l'altra volta. Per voi oggi, però per me mesi fa e oggi. Guardate poi, cioè, va... è anche abbastanza controllabile, devo dire, non è troppo veloce, bella chilly, bella, bella, mi piace. Ragazzi, comunque, mentre ce ne scorrazziamo per Oakwood, che tra l'altro è un quartiere abbastanza in di, qua di, del gioco, vi direi, come sempre, se il video vi è piaciuto, ne arriverà un altro simile a questo perché dobbiamo cercare le altre auto, vi ricordo, però per il momento ci fermiamo qua e andiamo avanti un po' con la storia. Quindi se vi è piaciuto lasciate un mi piace, noi ci rivediamo nella prossima puntata di Mafia Definitive Edition, che sarà una puntata in cui andremo avanti, come detto, nella storia. E quindi aspettate che scendano l'auto perché fa più figura. E quindi mi hanno appena investito. E quindi ragazzi, con questo splendore alle mie spalle, vi saluto e vi rimando, come detto, al prossimo episodio di Mafia Definitive Edition. Un saluto e ciao a tutti!